Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca e con il gravissimo incidente che si è verificato ieri sera sulla statale 16 a Vasto. Una donna di 40 anni, dipendente della Sevel di Atessa, alla guida della sua Panda è finita contro un guardrail. Inutile il ricovero in ospedale, la donna è morta per le ferite riportate. Nello schianto il servizio e i particolari con Alfredo Primante. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il guardrail che ha tagliato in due l'abitacolo della Fiat Panda che guidava per andare al lavoro. Dopo ore di lotta contro la morte non ce l'ha fatta ed è espirata all'ospedale di Chieti Cinzia Verna, quarantenne vastese, impiegata alla Sevel di Atessa. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 16 in località Pagliarelli a Vasto. Un'automobile semidistrutta trafitta trasversalmente da una barra d'acciaio. Questa è la scena agghiacciante che si sono trovati di fronte i soccorritori al loro arrivo nella zona nord di Vasto. Al momento dell'estrazione dalle lamiere contorte dell'abitacolo, la donna era ancora cosciente. Immediato il trasporto d'urgenza in ospedale, ma le condizioni si sono aggravate irrimediabilmente. A soccorrerla erano stati anche diversi automobilisti e residenti che avevano sorretto il pezzo di guardrail che si era conficcato nell'abitacolo della Panda, aiutando così il lavoro dei vigili del fuoco. Cinzia Verna faceva parte del direttivo provinciale della FIM CISL, lascia due bambini piccoli. Rimaniamo a Vasto perché di 3 arresti e 14 indagati il bilancio dell'operazione condotta da polizia e procura di Vasto, denominata Eterno Riposo, scoperta una vera e propria gestione parallela dei servizi cimiteriali a danno delle casse del comune. Vediamo. Ci sono fatti nella vita che lasciano un po' il segno, soprattutto come in un caso del genere in cui la pietà dei defunti deve cedere il passo al vile denaro. Per il caro istinto le tariffe, per così dire parallele, andavano dai 100 ai 700 euro a seconda se si richiedesse la manutenzione o la tumulazione. Nel cimitero di Vasto non vigevano le regole dello Stato, ma quelle di una amministrazione parallela. Almeno è questa la convinzione degli investigatori e della Procura di Vasto, che hanno arrestato 3 dipendenti del comune vastese e indagato altre 14 persone nell'operazione denominata Eterno Riposo. L'accusa è di induzione a dare e o promettere utilità in concorso, oltre a vilipendio di cadavere. Su disposizione del GIP del Tribunale di Vasto sono scattati gli arresti domiciliari per Franco D'Ambrosio, 60 anni, Antonio Recinelli, 65 anni e Lusito Lategano, 45 anni, rispettivamente con funzioni di custode, necroforo e operaio. I 3, incaricati di pubblico servizio presso il cimitero di Vasto, hanno spiegato il commissario capo di Vasto Fabio Capaldo e il vice commissario Rosetta Di Santo, assieme al procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio, avevano posto in essere una vera e propria attività illecita in grado di fruttare loro denaro contante. L'attività riguardava soprattutto le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumazione dei feretri, per eseguire le quali i 3 inducevano gli utenti a pagare loro le somme di denaro, anziché rivolgere al servizio patrimonio e del demanio del comune per il versamento delle tariffe così come previste dal regolamento. Il tutto per lo più nell'ufficio ubicato all'interno del cimitero, dove i 3 ricevevano gli utenti colpiti da lutti, i quali, pur di sistemare i propri defunti, accettavano di pagare in contanti le prestazioni richieste ai dipendenti comunali. Secondo la ricostruzione della polizia, i 3, pur di lucrare denaro, acquisivano la disponibilità dei loculi attraverso attività cimiteriali irregolari, quali ad esempio ridurre in urne cinerarie i resti cadaverici anche quando lo stato degenerativo non lo consentiva, oppure tumulare più cassette nello stesso loculo, a volte anche all'insaputa degli utenti. L'attività di indagine ha portato ad acquisire ulteriori riscontri attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e video. Si è riusciti ad avere qualche notizia circa le operazioni illecite, operazioni e notizie sulle quali lavorare, che poi hanno portato appunto a questa attività di indagine che ha permesso di neutralizzare la pericolosità sociale dei 3 arrestati, i quali, nonostante nell'ultimo mese fossero a conoscenza poi dell'attività di indagine nei loro confronti, hanno reiterato le loro condotte, e questo appunto la dice sulla pericolosità sociale degli stessi. Ancora cronaca, ma ci spostiamo all'Aquila. Un arresto per droga ad opera dei carabinieri appunto del capoluogo. Si tratta di un giovanissimo albanese. Il servizio di Daniela Rosone.
I carabinieri della Compagnia dell'Aquila, diretti dal capitano Francesco Nacca, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovanissimo albanese, classe 1999, che da anni dimorava nel capoluogo di regione. Il giovane è stato fermato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Pizzoli, agli ordini del capitano Nacca, appunto, mentre erano impegnati a pattugliare la frazione di Canzatessa nell'ambito dei controlli che sempre fanno. Il ragazzo era a bordo di una Fiat 600 bianca, lungo via Martin Luther King. Una macchina che è stata notata uscire con fare sospetto da una zona boschiva poco distante. All'atto del controllo il conducente ha manifestato subito nervosismo nei confronti dei militari, un atteggiamento sospetto. Alla vista dei militari ha tentato infatti di occultare sotto il sedile della macchina un involucro in cellophane, poi è risultato contenere oltre 57 grammi di cocaina. Sottoposto a perquisizione personale, aveva in tasca 560 euro, probabilmente provento dell'attività illecita svolta. All'interno dell'automobile invece sono state trovate anche ulteriori 7 dosi di cocaina. Nella sua abitazione, all'interno di una credenza del soggiorno, sono state trovate altre 2 dosi di cocaina e una di marijuana. I carabinieri proseguono anche le indagini al fine di accertare i canali di reperimento dello stupefacente, di cui l'arrestato non ha voluto fornire nessuna indicazione utile. Rimaniamo all'Aquila perché sembra essere ad una svolta l'indagine della mobile per dare un nome al cadavere ritrovato domenica nel giardino dell'ex Reis Romoli. Potrebbe essere un paziente dell'ospedale che mesi fa era fuggito facendo perdere le sue tracce, morto poi probabilmente per un malore. Vediamo. Potrebbe essere di un uomo ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e poi fuggito il cadavere ritrovato nel giardino dell'ex Reis Romoli da un giardiniere che stava falciando l'erba. Una svolta nelle indagini portate avanti dalla squadra mobile della questura del capoluogo diretta da Tommaso Niglio. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l'uomo mesi fa sia fuggito dal nosocomio dove era ricoverato, trovando poi nel giardino della struttura abbandonata un ricovero di fortuna. Sarebbe morto da mesi, infatti. Gli agenti della mobile stanno valutando questa possibilità in relazione al fatto che mesi fa un uomo si sarebbe dileguato dalla struttura medica senza avvisare nessuno. Di qui la fuga nel giardino della Reis Romoli e la morte probabilmente a causa di un malore. Un'ipotesi investigativa da confermare, ma sulla quale la mobile sta lavorando per vedere se la denuncia di scomparsa può essere compatibile con il ritrovamento dell'uomo, che però sembra avere le stesse caratteristiche del cadavere ritrovato, un maschio tra i 40 e i 50 anni caucasico. Sarà comunque l'autopsia a chiarire le cause della morte. Sembra certo che comunque non si sia trattato di morte violenta. Gli investigatori escludono che possa essersi trattato di omicidio, per cui resta in piedi l'ipotesi del malore e si sarebbe vicinissimi alla conclusione dell'indagine una volta avuti questi riscontri. Il cadavere era in uno stato di forte decomposizione, per cui non è stato possibile effettuare gli esami del DNA per risalire all'identità. Lascia dopo un anno e mezzo il questore di Chieti Raffaele Palumbo, che va in pensione. Questa mattina, nel corso di una breve cerimonia, il saluto alla città e ai colleghi della questura. Nei prossimi giorni, dunque, si conoscerà il nome del suo successore, Paolo Renzetti. Lascia la questura di Chieti a poco più di un anno e mezzo dal suo insediamento. Il questore Raffaele Palumbo è stato infatti collocato in pensione. Questa mattina, nel corso di una cerimonia che si è tenuta in prefettura a Chieti, dopo aver salutato i suoi collaboratori, uomini e donne della Polizia di Stato, funzionari e dipendenti civili, Palumbo ha fatto un bilancio dei suoi 18 mesi in città, sottolineando la grande collaborazione portata avanti fra tutte le forze dell'ordine per garantire la sicurezza in città. In provincia. Al fianco dei tanti colleghi che hanno lavorato gomito a gomito con il questore, presente anche il prefetto di Chieti Antonio Corona, che ha voluto portare il suo personale saluto ricordando il proficuo lavoro svolto in tutta la provincia. A nome infine del personale della Polizia di Stato ha parlato il vicequestore vicario Egidio Labro Francia, che ha ricordato tra i vari obiettivi raggiunti anche la collocazione dell'ufficio immigrazione in una nuova e più adeguata sede. Proprio Labro Francia dirigerà la questura teatina fino alla nomina del nuovo questore. Presenti alla cerimonia dei ragazzi dell'ANFAS che hanno consegnato al questore Palumbo un mazzo di fiori. Carissimo questore, l'abbiamo accolta con la nostra. Da oggi sarà più semplice aprire in Abruzzo un'attività commerciale. Approvato in Consiglio regionale il testo unico del commercio che snellisce l'iter. La nuova legge sul commercio è composta di 149 articoli. Previsto lo stop a nuovi centri commerciali fino al 2022.
La nuova legge regionale sul commercio è realtà, ci sono tante novità, Legnini, novità importanti, soprattutto positive per il settore. Le novità sono tante, alcune dal nostro punto di vista positive. Viene reintrodotto il piano regionale di pianificazione sostanzialmente urbanistica sul commercio, il che noi lo riteniamo assolutamente positivo in quanto la regione si fa carico di una pianificazione generale per quanto riguarderà la distribuzione commerciale, quindi non sarà lasciato esclusivamente alla potestà dei comuni, ma ci sarà un piano a monte. Sono stati introdotti tutta una serie di facilitazioni e liberalizzazioni, ad esempio sulle promozioni non c'è più il vincolo, tanti vincoli, non solo uno che c'erano prima rispetto alla competizione sui prezzi, sulla merce, e poi ci sono anche tante altre novità, ad esempio sul commercio su aree pubbliche è stato reintrodotto l'obbligatorietà contributiva, è stato inserito una norma, come dire, che tiene conto un po' di tutte le esigenze in campo, e noi lo giudichiamo positivo perché comunque è un primo passo verso la riqualificazione dei nostri mercati e del nostro commercio su aree pubbliche. E anche Casartigiani ha espresso la sua soddisfazione per la moratoria approvata in Consiglio regionale. Grazie a questo emendamento voluto dalla maggioranza in Consiglio regionale, ma supportata anche dall'opposizione, si è raggiunto l'obiettivo tanto richiesto da molte associazioni, tra cui anche Casartigiani, quella di tutelare il piccolo artigiano, tutelare il supermercato, la piccola attività al commercio, al dettaglio, con un blocco sullo sviluppo di nuovi poli commerciali fino al 2021. Quindi si spera, attraverso anche questo emendamento, che sia motivo in più per avere un segnale di ripresa da qui a breve. Torniamo all'Aquila adesso, parliamo di scuole belle, l'appalto per la pulizia e la manutenzione delle scuole in provincia dell'Aquila. Lavoratrici sul piede di guerra e CGIL è pronta ad inviare tutto alla Procura della Repubblica. Vediamo. Problemi per le lavoratrici dell'appalto Scuole Belle relativo alla pulizia e manutenzione delle scuole della provincia dell'Aquila, ordini di servizio alle lavoratrici mandati addirittura via SMS e tante altre anomalie che la CGIL oggi ha voluto denunciare in conferenza stampa. In questi giorni sta accadendo dell'inverosimile in questo appalto di Scuole Belle, in quanto ci sono lavoratori chiamati a svolgere delle attività lavorative tramite ordini di servizio fatti con SMS dall'azienda, quindi da loro referenti, per recarsi a svolgere dei lavori sull'Aquila, sulle scuole dell'Aquila. Il paradosso è che questi ordini di servizi praticamente prevedono dal 2 al 6 un tipo di attività lavorativa, di manutenzione delle scuole all'Aquila, che puntualmente le scuole non ne sono a conoscenza. Quindi questi lavoratori arrivano sulle scuole e non possono lavorare. A Canzatessa addirittura questa scuola è chiusa dal terremoto e questi lavoratori sono stati comunque inviati a svolgere attività lavorativa su questa scuola, quindi è assurdo. Ma se i lavori non vengono svolti, innanzitutto i lavoratori noi abbiamo invitati a presentarsi perché è giusto che loro si presentano, perché se c'è un ordine di servizio loro lo devono rispettare. Pertanto per noi queste giornate qua andranno retribuite ai lavoratori perché comunque si sono presentati regolarmente sul lavoro. Poi vedremo quanto prenderanno la busta paga, lì dove non ci sarà la copertura retributiva interverremo anche con l'ispettorato del lavoro se sarà necessario. Già in precedenza quei lavoratori in qualche situazione, nonostante avessero comunque lavorato, si sono ritrovati sulla busta paga dei giorni di ferie a copertura del non lavoro mentre avevano già lavorato, quindi già veniamo da un percorso del genere, quindi supponiamo che anche in questo caso possa essere fatta la stessa cosa. E chiaramente dopo vari tentativi fatti in sede sindacale, in sede istituzionale, in forma bonaria, hanno trovato la soluzione, l'unica soluzione che ci rimane è di mettere in mano tutta la procura e di fare le verifiche del caso. Sinceramente gli ultimi 4 anni e mezzo sono, possiamo dire, un calvario per tutte noi, è quello che proprio mi sento dal cuore di dirlo, praticamente ci hanno rubato proprio la dignità umana, quella di tutti i giorni proprio del vissuto, perché non si può vivere a 60 anni ricevendo un messaggio la sera precedente per recarti in un cantiere a fare quasi edilizia il giorno dopo.
I residenti di Villa Brozzi, frazione di Montorio al Vomano, protestano per i lavori che l'Enel sta effettuando da 10 giorni nella zona e che causano l'interruzione dell'energia elettrica per 8 ore al giorno. Cibo che va in malora nei frigoriferi dei cittadini e imprese artigiane costrette a chiudere. Vediamo. A Villa Brozzi, piccola frazione a confine tra Teramo e Montorio, per i residenti, disagi legati agli eventi sismici del 2017 non hanno ancora fine. La riparazione delle linee elettriche da parte dell'Enel sta comportando da almeno 10 giorni una sospensione dell'energia elettrica nella zona per circa 8 ore al giorno. Una difficoltà insormontabile per gli abitanti che hanno frigoriferi e surgelatori pieni di cibo e l'impossibilità per gli imprenditori ed artigiani del luogo a svolgere il proprio lavoro. L'associazione a difesa dei consumatori Robin Hood di Teramo scende in campo per protestare e per chiedere i giusti rimborsi. Una zona che quotidianamente resta senza luce. Questo non è possibile sia per i cittadini che per gli operatori commerciali. Assolutamente sì, anche perché non siamo in emergenza, siamo su lavori programmati, quindi essendo programmati si può programmare tutto, anche ridurre i danni alle persone. Siamo una zona agricola, le persone sono abituate a fare le provviste e quindi abbiamo congelatori, si scongelano, frigoriferi non funzionano, impianti di raffreddamento che non funzionano. Quindi dei gravi danni che si aggiungono ai danni già subiti dall'emergenza neve, a nostro avviso basterebbe mettere un generatore a monte a valle della tratta da riparare, non in tutta la zona. Avete parlato con l'Enel? Noi abbiamo già l'anno scorso si era creata questa situazione, già l'anno scorso abbiamo fatto questo tipo di richiesta. L'Enel dice che ha subappaltato i lavori e quindi sono le ditte subappaltatrici che dovrebbero, però la committenza dovrebbe prevedere nel capitolato questo aspetto. Per quanto tempo ancora si avranno questi disagi secondo voi? Si sa quando inizia, non si sa quando finisce. L'anno scorso sono durate quasi un mese. Signora, lei vive a Villa Brozzi. Vivo a Villa Brozzi. E ha tante difficoltà, congelatore, frigorifero, insomma elettrodomestici che non può usare per tante ore al giorno. Sì, come fa? Per più di 8 ore al giorno. Niente, non le apri, perché nel momento in cui lo apri è finita. Poi da premettere che siccome ci vogliono le certificazioni dell'attestazione che questa roba ti si è rovinata, cosa che mi hanno richiesto nel 2017 quando sono stata più di 10 giorni senza corrente, avevo 1,70 m di neve, una strada impraticabile, dopo mesi per richiedere i rimborsi mi hanno detto che in realtà per avere il rimborso della carne dovevo avere un'attestazione di deterioramento, però voglio dire, quello può darsi pure che non me lo diano, però non mi hanno dato neanche la rottura del computer e la rottura delle altre cose, quindi diciamo che siamo fermi, i rimborsi non ci sono, la bolletta è arrivata però. La provincia di Teramo ha messo a disposizione della Coppa Interamnia le palestre del Forti e del Di Poppa e d'accordo con il Comune di Teramo anche quelle aule dell'Istituto per Geometri attualmente nella disponibilità dell'amministrazione comunale. È quanto stabilito nel corso di una riunione che si è svolta questa mattina in provincia alla presenza del presidente Renzo Di Sabatino, del consigliere delegato all'edilizia scolastica Mirko Rossi, del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto e del patron della Coppa Interamnia Pier Luigi Montauti. Le palestre saranno utilizzate per le partite mentre le aule saranno attrezzate per garantire l'accoglienza alle squadre che ancora non avevano una destinazione. E a breve si svolgerà una riunione tra comune e ditte interessate a completare i lavori a Palazzo d'Achille. Siamo a Chieti, lavori che al momento sono bloccati. La sede storica del comune teatino deve essere pronta per fine mese, ma la data di riapertura del palazzo di città resta ancora un'incognita. Vediamo. Lavori bloccati a Palazzo d'Achille, sede storica del comune teatino. Per sbloccarli ci sarà presto un incontro tra il sindaco Umberto Di Primio, l'assessore ai lavori pubblici De Felici, funzionari e le ditte che sono interessate a completare l'opera. È proprio la situazione delle ditte che dovrà essere chiarita. Sembra che siano in contrasto tra di loro, comunque ci sono stati episodi che addirittura hanno visto in azione la forza pubblica, si sono sviluppate liti all'interno del cantiere, che devono essere assolutamente chiarite. L'intenzione dell'amministrazione comunale è giungere al più presto a questo chiarimento.
il Comune doveva essere riaperto la sede di Palazzo d'Achille entro questo mese, non è stato fatto, bisogna che ora ci sia una data, ci siano soprattutto delle certezze sulla conclusione dei lavori, facendo chiarezza su quelli che sono stati i motivi che hanno impedito finora di fare i lavori secondo i tempi previsti. Sorgerà nell'area metropolitana il nuovo impianto di recupero dei pannolini a servizio di 1 milione di persone. L'iniziativa è portata avanti da Ecolan e Fater. Ecolan, che ha vinto il premio per la raccolta differenziata assegnato da Legambiente, ha presentato anche un'applicazione per smartphone dedicata ai 56 comuni serviti dalla partecipata pubblica. Vediamo. Ecolan S.p.A. sul podio, la società per azioni a totale capitale pubblico costituita da 56 comuni della provincia di Chieti con sede a Lanciano, ha vinto infatti la quinta edizione del premio Fater Comuni Ricicloni per aver operato una raccolta differenziata dei prodotti assorbenti per la persona con metodi innovativi che sono risultati efficaci, senza costi aggiuntivi, efficienti, grazie alle modalità organizzative che consentono di recuperarli durante le operazioni di raccolta dalle altre tipologie di rifiuti urbani. Il riconoscimento è stato assegnato ad Ecolan a Roma all'interno della manifestazione di Legambiente Comuni Ricicloni, che ha visto tra l'altro distinguersi molti comuni della provincia di Chieti gestiti proprio da Ecolan. È in fase di progettazione inoltre un impianto che recupererà gran parte dei materiali dei pannolini. Il presidente Ecolan Massimo Ranieri. Quindi recupereremo in plastica l'intero prodotto che caratterizza il pannolino stesso con la Fater e con il Cogesa Sulmona, che è una partecipata come la nostra della Valle Peligna. Tengo a precisare che l'impianto probabilmente sorgerà nella zona della zona industriale di Chieti Pescara, perché dovrà servire 1 milione di utenti, quindi l'intera regione Abruzzo, e quindi l'impianto deve sorgere in una zona baricentrica. Ecolan al passo coi tempi, è infatti disponibile anche l'applicazione per smartphone con sistema Android, che contiene tutti i calendari dei comuni gestiti appunto dalla Ecolan, il dizionario dei rifiuti, le funzioni per prenotare il ritiro degli ingombranti, fare segnalazioni eccetera, e in fase di realizzazione la stessa applicazione per gli iPhone. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal Pescara e dall'asse di mercato con il Genoa. Al centro c'è il nome dell'esterno biancoazzurro Francesco Zampano, ma sono tanti i nomi in quella che potrebbe rivelarsi una maxi trattativa. Vediamo. Pescara-Genoa asse caldissimo, perché nelle prossime ore la dirigenza biancazzurra e quella del Grifone si troveranno per discutere di una trattativa che prevede traffico enorme dalla Liguria all'Abruzzo e viceversa. Il nome centrale di questa operazione, che potrebbe diventare maxi, è quello di Francesco Zampano. L'esterno, dopo l'esperienza di Udine, fortemente voluto da Massimo Oddo in Friuli, non è stato riscattato dai bianconeri, complice anche l'allontanamento del tecnico in corso di stagione. Zampano è tornato in biancazzurro, ma è appetito dalla massima serie, specie dai rossoblù del presidente Preziosi, che vorrebbe consegnare a Davide Ballardini un cursore di fascia come Zampano. Oltre a lui anche Frank Canutè potrebbe trasferirsi in destinazione Marassi. In questo caso, con la doppia operazione, il cash che il Genoa dovrebbe corrispondere nelle casse del Delfino potrebbe essere parzialmente compensato dal passaggio di Fiamozzi a titolo definitivo e Asensio in biancoazzurro. Per il laterale sarebbe una conferma di un ritorno voluto in inverno, specialmente da quel Giorgio Repetto che nutre una profonda stima per il ragazzo, avendolo riportato all'Adriatico a distanza di qualche stagione. Il club di Preziosi vorrebbe inserire appunto anche Asensio nella trattativa per abbassare ancora il compenso in denaro. Lo spagnolo nell'ultima stagione ha giocato da Avellino e qualche indizio social invita a pensare che se ne avesse l'opportunità in biancoverde ci tornerebbe. Ma sono per l'appunto solamente indizi, che potrebbero essere smentiti dai fatti. L'asse con i Liguri non si ferma qui però, perché il giovane difensore Luigi Carillo, di ritorno dal prestito al Pisa, dovrebbe trasferirsi in rossoblù col Pescara, però che lo riavrebbe immediatamente in prestito per un anno.
Intanto il Delfino prova a riaprire la corsa a Gennaro Tutino, che sembra un passo però dal trasferimento alla Carpi. Il Pescara vuole provare a ribaltare una situazione che in questo momento vede gli emiliani in vantaggio. Sono tornati in città nel frattempo per sostenere le visite mediche Fornasier, Balzano, Crescenzi, Bonino e Proietti, nelle prossime ore attesi anche Perrotta e Gravion. Intanto il portiere Tomas Calore, nelle ultime due stagioni in prestito al Teramo, va a Piacenza, sempre in Serie C. La primavera avrà bisogno invece di un nuovo allenatore, visto che Massimo Epifani è ufficialmente il nuovo tecnico del Fano. Per sostituirlo i nomi caldi sono quelli di Pierluigi Iervese, che ha appena terminato l'esperienza a Francavilla, e quello dell'ex attaccante biancazzurro Fabrizio Cammarata. Scendiamo in Serie C, adesso andiamo in casa del Teramo, che sta per ufficializzare il giovane esterno mancino Mastrilli, ma a preoccupare è la situazione legata a Bacio Terracino e al suo futuro. Riccardo Mastrilli sarà un nuovo giocatore del Teramo. L'esterno mancino nativo di Giulianova ed ex Pontedera firmerà il contratto con il sodalizio di Luciano Campitelli. Trattativa lampo quella del direttore sportivo Sandro Federico. Il ragazzo delle giovanili della Spalla ha iniziato proprio in giallorosso la carriera con il Giulianova nel campionato di Serie D stagione 2015-2016. Poi il passaggio sempre in D con la maglia del Gozzano nel girone A, prima della prova a Pontedera in terza serie, dove tuttavia ha giocato meno. Ma a spaventare la tifoseria è la situazione legata a Bacio Terracino. Il suo agente ha fatto capire che piace e come a Piacenza, che ha appena preso calore tra i pali, e al Catanzaro. Il Teramo ha sempre sostenuto che lo lascerà partire solo se arrivasse una chiamata dalla cadetteria, ma se iniziano a filtrare dichiarazioni di non assoluta certezza da parte del suo entourage, inevitabilmente qualche dubbio sulla reale volontà di rimanere da parte del ragazzo resta. Anche perché finora il Teramo ha fatto mercato sì, ma ha improntato molto sui giovani da valorizzare, quelli per intenderci che assicurano introiti se scendono in campo. Molte società invece si stanno già attrezzando per il prossimo torneo e il richiamo di piazze come Piacenza e Catanzaro non possono non suscitare apprezzamento in Bacio Terracino, che adesso va convinto della bontà del progetto biancorosso, che non sia solamente al risparmio ma che cerchi anche di riportare la squadra ad essere una realtà consolidata della terza serie. Ma gli sforzi della dirigenza sembrano indirizzati verso altre questioni e il ragazzo potrebbe decidere allora di accettare le avance di squadre che puntano in alto. D'altronde i 10 gol realizzati in un contesto abbastanza deludente come quello del Teramo della scorsa stagione la dicono lunga sulle qualità di un giocatore che deve ancora compiere 26 anni. Il diavolo proverà a resistere, ma per farlo deve iniziare a costruire una rosa che possa non far sentire più Bacio Terracino come l'unico salvatore della patria. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e poi alle ore 23. È tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata.